Attenzione bambino, ci hanno suonato. Prima chiamata. Che sia il mio telefono, che tutti posso dire. Faremo finta di aver trovato un iPhone 15 Pro Max e attaccheremo questi volantini in giro per strada. Vedremo quante persone chiameranno. Quanti bugiardi ci sono in giro? Mettiamoci subito all'opera. Per prima cosa dobbiamo creare i volantini, quindi ho fotografato il mio iPhone. Poi mi sono messo a editare come un pazzo. No, scherzo, semplicemente uno sfondo bianco con una scritta in alto. Devo dire che è venuto molto bene. Ok, adesso stampiamo, ne stamperemo una decina circa, così da poter riempire una via. Forse sarebbe stato meglio in bianco e nero, comunque vabbè, mi sembra perfetta. Qui ho messo il mio numero, che non è quello attuale, ho comprato una SIM apposta, quindi contattare e c'è il numero, lo posso lasciare anche nel video perché non è il mio numero. Raga, io sono troppo curioso per vedere chi chiama e soprattutto quanti chiameranno, e bisognerà solo aspettare. Ovviamente ho stampato tanti di questi, li attaccheremo su pali, sui cartelli stradali, ovunque, li attaccheremo ovunque. Ci sarà anche Chiara con me, quindi avete già capito. Adesso usciamo. Ah, stavo dimenticando lo scotch. Allora, li metti te o li metto io? Li metto io. Li metti te? Li metto io. Adesso andiamo a metterli. Hai un po' di vergogna? No. Ah, è vero che te non ti metto niente. Io non mi vergogno di niente. Andiamo adesso ad attaccarli tutti nello stesso posto, cioè vicini, nell'arco di boh, un chilometro, camminando, e li andiamo ad attaccare. Come zona ho scelto una zona vicino all'Esselunga, così da aver più passaggio possibile. Ragazzi, andiamo a mettere il primo cartello. Lo mettiamo su questo palo. Vediamo, già magari con uno potrebbero già chiamare. Primo, metto altro scotch, tranquilli. Ok, andiamo. Sì, all'inizio mi vergognavo un po'. Un altro, andiamo. Spero che qualcuno veda questi volantini. Tempestiamo tutta questa via di cartelli, sicuro, te lo giuro. Quanti chiamano secondo te? Infatti ti chiamano tutti. Tutti. C'è un problema. Vuoi attaccarne uno te? Sì. Andiamo. Tutti i pali di questa via, tutti con questo. Quindi se passate di qua in futuro, magari saranno ancora attaccati, non lo so. Dai, non ti vergognare, attaccalo. Aspetta, Non ti vergognare, attacca, dai. Ah, non mi sta guardando, aspetta. Dai, ma cosa? Intanto lo deve chiamare. Vai, vai, che chiamano tutti. Trovato iPhone. Dai, non ti vergognare, andiamo. Un altro, un altro. Secondo me questi bastano già. Perché devo registrare? Perché potremmo metterli nei motorini. Nei motorini, nei no? Nei motorini, all'uscita motorini. Della scuola, mettiamo i nel... ma all'uscita della scuola, allora ci chiama. Mi rompono un telefono. È un problema, ti buggano. Un problema. Caro qua, caro qua. Qua? Sì, qua. Sicuro? Altezza bambino. Vai, altezza bambino. Yeah. Oh, ci hanno suonato. Ci hanno suonato. Perché vogliono l'iPhone. Siamo attaccati un pochettino. Non ve li avevamo fatti vedere tutti. Aspettiamo. Aspettiamo. La gente è bugiarda. La gente è fake. Ok, adesso torniamo a casa. Quindi... io voglio vedere quanta gente falsa c'è al mondo. Ma andiamo ad aspettare. Guarda che sono tutti falsi quelli che ti chiamano ora. Ora vedete che è Chiara che mi chiama perché pensa. Non ha capito lo scherzo. Ma che scemo. Mentre stavamo andando via, ho trovato questo spazio e non potevo non attaccarne un altro. E ora. Trovato un iPhone. Dai, andiamo a casa, basta. Basta. Ok, messi tutti, adesso bisogna solo aspettare. Aspettare, aspettare, di nuovo aspettare. Giuro, ho aspettato 2 ore, non chiamava nessuno, ma a un certo punto. Raga, prima chiamata. Raga, prima chiamata. Sto registrando, vi prego. Io ho vergogna pure di rispondere alle di chiamare le pizze. Pronto? Per motivi di privacy tutte le voci saranno picciate. Sì? Sì, pronto, scusi, ho visto per strada che hai trovato il mio iPhone. Ho trovato con una cover. E mi servirebbe sapere che colore è la cover. Allora, la cover è il colore nero. È bianca in realtà. È bianca, non è il suo telefono allora probabilmente. Allora, sinceramente io un po' mi vergognerei a chiamare. Cioè, non so, se vedessi un cartellone del genere, non so se chiamerei. Probabilmente no, perché sono una persona onesta. No, io se vuole altre prove, anche che sia il mio telefono, così posso dirle, perché sono disperato, da una settimana che non lo trovo. Ma all'improvviso mi ha buttato giù il telefono. Ragazzi,
Qua ci vogliono fregare tutti. Dato che ho aspettato tantissimo tempo per questa chiamata, ho pensato subito che fosse tipo l'unica che mi potesse arrivare. Invece, subito dopo pochi minuti... Però perché mi chiamano tutti con lo sconosciuto? Vuol dire che hanno qualcosa da nascondere. Pronto? Pronto? Sì, chi parla? Avrà visto i volantini. E dato che devo sapere che sia veramente lei il proprietario, è rotto in una parte del telefono. Mi sa dire mica dove? Esatto, ragazzi, per far fare figuracce, diciamo, alle persone, quindi da sbugiardarli, gli faremo delle domande tipo di che colore è la cover, di che colore è il telefono, che sfondo hai, queste cose qua. Ha buttato giù. Ecco ragazzi, vedete, gli sgamo tutti. Aspettiamo altre telefonate. Vi lascio qua il telefono, vado a fare una piccola pausa. Questi due mi sono piaciuti particolarmente. Il primo insisteva, il secondo ha lasciato perdere subito. Ora aspettiamo, aspettiamo e aspettiamo ancora. Eccone un'altra. Lo sapevo che arrivava. Terza chiamata, ragazzi, terza chiamata. Pronto? Pronto? Chi parla? Chi Fabio? Ma chi sei? Fabio? Chi sei? Com'è il mio numero? Ho visto, non ho visto di averti visto attaccare un foglio oggi. Ma com'è possibile? Ma dove? Guarda, ti dico già che questo non è il mio numero, cioè non è... quindi evitiamo... Sono io, ciao! Guarda, stavo facendo un esperimento per vedere quante persone chiamavano, perché per il cellulare, ma niente, ma ha sgamato un fan, ragazzi, niente. Vabbè, saluta allora in camera. Ciao a tutti. E niente ragazzi, niente. Va bene, non dire a nessuno prima che esce il video di questa chiamata. Ti vedrai su YouTube. Vabbè, oddio, cioè. Ti saluto Chiara. Ciao. Ciao. Assurda questa cosa che è successa. Lasciate un like, iscriviti, attiva la campanella per altri video del genere. Abbiamo avuto due truffatori e un fan che non so come mi abbia mai beccato, che non c'era nessuno, ma quello, forse qualcuno al supermercato, anche qualche ragazzina, magari una di loro. E niente, vi mando un bacio, al prossimo video. Metti like, se no sarei bocciato.